Benvenuti amici telespettatori a questo nuovo appuntamento con Viaggio in Abruzzo. Quest'oggi vi offriremo un approfondimento su quella che è una delle località balneari più apprezzabili della costa dei Trabocchi, Fossa Cesia, in provincia di Chieti. Lo faremo attraverso la sua storia, la sua cultura, attraverso i numerosi servizi, ma soprattutto le iniziative che questo comune porta avanti. E allora venite con noi in questa puntata di Viaggio in Abruzzo. Ed eccoci amici in uno dei posti simbolo di questo splendido comune, Fossa Cesia, e siamo proprio con il primo cittadino, il sindaco Enrico Di Giuseppe Antonio. Allora sindaco, è un posto incantevole che poi si affaccia proprio sulla costiera, che è davvero riconoscibile, diciamo, possiamo dirlo anche in tutto l'Abruzzo e non solo. Allora, intanto è un piacere essere qui con la nostra trasmissione, un comune sempre in movimento, sempre come dire, che si evolve anche in funzione dei numerosi visitatori che avete tutto l'anno. È vero, Fossa Cesia non sta mai ferma e penso che sia alla base poi di un risultato che riguarda il turismo, in questo caso anche la cultura, il paesaggio, l'abbazia di San Giovanni in Venere. Siamo su un promontorio che domina, direi governa, usando un termine più attuale, la costa dei Trabocchi, nel senso ovviamente paesaggistico, storico, architettonico, monumentale, di rispetto dell'ambiente. Un'abbazia del XII secolo che è un patrimonio di inestimabile valore, penso per l'Italia. Noi abbiamo fatto tante attività per preservarne la bellezza, per evitare che intorno potessero esserci abusi di qualsiasi genere. Insomma, siamo un risultato ottimo. È una abbazia custodita gelosamente dai padri passionisti. È un'abbazia dello Stato, questa è di proprietà del FEC, del Ministero degli Interni. Insomma, si coniuga bene con la costa dei Trabocchi. Noi siamo bandiera blu, abbiamo un mare sempre classificato eccellente, abbiamo uno sviluppo turistico che negli ultimi anni sta contribuendo anche ad arricchire economicamente la nostra città. Ma è il successo della costa dei Trabocchi, di questa bellissima costa con i suoi trabocchi, e con la capacità anche di chi gestisce un po' tutta la rete di imprese turistiche. Cosa dire? Intanto grazie per essere venuti qui, grazie per immortalare con le vostre telecamere un luogo incantevole, ripeto, di inestimabile valore. Spero davvero però che ci sia un po' più di attenzione da parte di tutti. Io ho chiesto al governo centrale, ho chiesto alla regione, di tener presente l'abbazia di San Giovanni in Venere, che non è Fossa Cesia. L'abbazia di San Giovanni in Venere è patrimonio italiano e il patrimonio italiano va preservato in tutti i suoi luoghi, senza quel localismo che a volte un po' offusca l'immagine complessiva appunto del patrimonio italiano. Io sono convinto che ci sarà una disponibilità e sono convinto che le altre cose che dovremo fare saranno sostenute, io me lo auguro,
da chi ha il dovere di sostenerle. Ecco, ma sono anche tanti i luoghi, oltre questa splendida struttura, che appunto i visitatori, i turisti di Fossacesi, appunto venendo qui in questo comune, potranno visitare. Abbiamo insomma un piccolo centro storico con delle strutture appunto storiche bellissime, senza contare poi la caratteristica della Costa dei Trabocchi che vi rende una delle località balneari per eccellenza. Sì, sì, patrimonio a Villa Scosciosa con la chiesa di San Silvestro. Ci sono anche reperti archeologici che sono stati dissotterrati e oggi conservati a Lanciano. Io mi auguro che le richieste che abbiamo fatto con un finanziamento possano concretizzarsi sotto appunto qui, che è il Portale della Luna, dove ci sono dei locali storici e credo siano locali idonei per poter contenere questi reperti e farli ovviamente ammirare e osservare da chi viene in vacanza in questa località. Che dire, il turismo è alla base importante dell'economia, soprattutto per i giovani. Io vedo giovani che fanno investimenti, giovani che pensano al turismo. E lo dico dove? Noi alle nostre spalle abbiamo la Val di Sangro. La Val di Sangro è una delle zone che, per quanto riguarda l'agricoltura, è fiorente con prodotti di inestimabile valore assieme all'enogastronomia. Ma abbiamo la zona industriale verso Atessa, Paglieta, che dà lavoro a molti cittadini provenienti da ogni parte del centro-sud. Con l'altro pilastro, che è il turismo, noi otterremo un risultato per migliorare la qualità e il futuro dei nostri cittadini. Ci sono le condizioni, ognuno deve rimboccarsi le maniche, ognuno deve aggiungere con un supplemento di passione nell'attività istituzionale, politica, imprenditoriale, aggiungere quello che serve appunto per far diventare un'economia fiorente. Lo dico qua, l'Abbazia di San Giovanni in Venere, perché in un luogo religioso, un luogo di cultura, questo luogo, ho detto, si coniuga anche con la parte del turismo ed è molto importante. Tra l'altro poi noi siamo qui vicino a Lanciano con il suo miracolo eucaristico, siamo vicino a Padre Pio ed è un percorso anche San Giovanni in Venere del turismo religioso. Bene, ci ha raggiunto uno degli assessori del Consiglio Comunale di Fossacesia. Siamo con Maura Sgrignuoli, assessore alla cultura. Buongiorno Maura, e siamo sempre qui di fronte alle spalle con questo posto incantevole, l'Abbazia di San Giovanni in Venere, che davvero rappresenta la storia, la cultura e tutto quello che di bello rappresenta Fossacesia, oltre ovviamente lo splendido scenario della Costa dei Trabocchi. Allora, Maura, insomma, sicuramente avete di che lavorare lì all'assessorato alla cultura della vostra amministrazione, perché avete tra le mani davvero delle cose molto preziose. Allora, come siete organizzati sotto questo punto di vista? Ci sono queste strutture bellissime su cui vale la pena puntare per la valorizzazione del territorio, ma io direi anche per incentivare i turisti che già vengono, ma a venire ancora di più visitare Fossacesia. Sì, noi abbiamo una perla del XII secolo, io sono nata e cresciuta in questo posto che amo profondamente e ancora di più insomma con l'esperienza appunto amministrativa
Diciamo che ho avuto modo di anche toccare con mano e sperimentare anche ciò che è possibile realizzare in concreto, quindi sia a livello culturale, perché non dimentichiamo che cultura e turismo viaggiano di pari passo, per cui a livello locale, promuovendo soprattutto quella che è la realtà, diciamo, locale, ci siamo poi sempre adoperati. E siamo ovviamente alle porte, cioè la stagione estiva è alle porte, stiamo per iniziare, ovviamente è banale dirlo, abbiamo superato un periodo molto delicato, quindi speriamo comunque di ripartire con lo slancio che ovviamente Fossa Cesena merita, e come ha già premesso, non solo per quanto riguarda la Costa dei Trabocchi, ma anche comunque valorizzare diciamo quella che poi viene davvero considerata una perla rara. E abbiamo tanti visitatori che vengono a trovarci non solo durante la stagione estiva, ma anche durante la stagione invernale, a primavera soprattutto. E quindi anch'io nel mio piccolo cerco comunque di promuovere quella che è la cultura di questo posto, anche mediante quella che è l'organizzazione a livello di eventi che sicuramente, più che a livello di intrattenimento puro e semplice fine a se stesso, diciamo che sono eventi che vogliono comunque volutamente dare un taglio culturale e quindi, insomma, contribuiscono sicuramente a valorizzare il territorio. Ecco, sicuramente la cultura in questo lungo periodo è stata anche un po' in qualche modo messa da parte per colpa della pandemia che abbiamo conosciuto un po' tutti, però è il momento di ripartire. So che come assessorato alla cultura siete prontissimi e carichi di tante iniziative, non solo per quest'estate, ma avete un cartellone davvero invidiabile. Sì. Di cosa si tratta? Un cartellone ricco di eventi, principalmente musica, teatro e cultura. E anche qui a San Giovanni in Venere, musica utilizzando anche la struttura del Parco dei Priori, altro bellissimo palazzo adiacente appunto all'abbazia, con un concerto di un cantautore, Luigi Friotto, con diciamo quello che è quelli che sono i suoi musicisti, l'11 agosto, ma anche ancora il concerto sull'acqua. Quindi a Fossa Cesena Marina su una zattera galleggiante, e quindi musica d'autore, e sicuramente, insomma, raccoglierà una fetta di pubblico non indifferente. E poi ancora teatro insomma di qualità, perché a livello locale sicuramente promuoveremo, insomma, quelle che sono le associazioni culturali appunto del posto, ma anche comunque abbiamo deciso di contattare anche compagnie teatrali fuori regione, proprio per nell'ottica, ecco, di valorizzare comunque ciò che abbiamo. Ecco. Quindi ce n'è per tutti i gusti. Esatto, quindi Fossa Cesena è pronta a ripartire, sì, pronta a puntare sulla cultura e sulle bellezze storiche, culturali, paesaggistiche, certo, di cui, insomma, siete sicuramente riconoscibilissimi. Sì, ci sarà anche una rassegna teatrale per ragazzi, poi ovviamente cercheremo anche di valorizzare quella che è Fossa Cesena nella sua interezza, quindi anche comunque in quello che è il centro, diciamo così, della città. Abbiamo parimenti, diciamo, valorizzato Piazza Fantini con una serie di spettacoli teatrali, musicali, ci sarà una rassegna teatrale anche per ragazzi, un teatro fantasy per le famiglie con i Guardiani dell'Oca. E dunque, insomma, siamo prontissimi. Benissimo, grazie Maura, grazie l'assessore alla cultura. Allora, i nostri telespettatori, sono certa, si sono segnati tutti gli appuntamenti, quindi liberi di venire a Fossa Cesena per le vostre vacanze estive.